Buongiorno amici miei, oggi sono venuta a farvi conoscere il lavoro di questi bravi artisti di Besana Brianza. Osservate la meraviglia in particolare di ogni quadro. Questo in particolare mi ricorda tanto la bellezza naturale, il colore così vicino alla nostra attualità. Questo quadro è dell'artista Lorenzo Villa. Lorenzo, buongiorno Lorenzo, Buongiorno. piacere. Sono veramente incantata con questo meraviglioso lavoro. Puoi dire ai nostri amici due paroline Su a questo rispetto? Sì, dipinto. su questo dipinto. Questo dipinto si intitola Nel Borgo del Pensiero Nel e Borgo del vuole Pensiero. rappresentare appunto il pensiero che molto spesso ci viene e che non riusciamo a superare, nel senso che a volte ci sentiamo bloccati in questo borgo che risucchia tutto quello che è il nostro pensiero, per l'appunto la libertà descritta dalla farfalla, e la mela che rappresenta un po' in un microcosmo tutto il vissuto presente e passato, e altri elementi, ci sono magari dei riferimenti a dei profili di persona, eccetera, eccetera. Guardate, mi piace tantissimo il dipinto di Lorenzo. Ora, amici miei, voglio fare conoscere anche a voi il nostro caro artista Emilio Bussoli. Ciao, Buongiorno Emilio, sono piacere. veramente felice di essere qua in questa esposizione. Grazie. Mi piacerebbe che tu parlassi di qualcosa, anche di questo meraviglioso quadro che rappresenta anche la Praticamente natura. la mia pittura è basata tutto sul colore. Il mio è uno studio sui colori, colori caldi, freddi. Studio quelli. In questo caso, l'uomo è alla coppia dell'uomo ci risintonia con la mantenere quasi lontano quella pianta. Amici miei, guardate, ammirate questa meravigliosa opera, i colori che escono dappertutto. E così voleva che te, il Lorenzo Villa, già che scrivo anche per bambini, lasciasse un messaggio principalmente per le mamme, di portare i bambini a vedere questi quadri meravigliosi, di visitare le opere, di far Vero. crescere sempre di più o amore per l'arte. Lorenzo, Emilio, Diciamo che è un momento particolare dove la cultura sembra essere un po' accantonata, soprattutto dai giovani. Quindi spetta davvero ai genitori cercare di incentivare questa cosa e costringerli, è una parola brutta, però in qualche modo accompagnarli a visitare mostre, perché poi veramente secondo me alla fine trovano spunto per cogliere anche aspetti della vita che poi possa anche essere utile nella loro crescita. Che meraviglia! Amici, sono veramente onorata. Grazie Grazie, a te. grazie al nostro caro artista, grazie a Lorenzo, grazie alle mamme che sono qua anche presenti, ai nostri ospiti che stanno arrivando. Grazie a tutti voi. E la porta è sempre aperta. Portate sempre i vostri figli per ammirare queste meraviglie. Grazie ancora e grazie anche a tutti voi, amici miei. A Grazie. presto.